Ok, allora riprendiamo il discorso sulle JSP cercando di puntualizzare alcune informazioni che vi avevamo lasciato in modo così un po' superficiale, adesso le approfondiamo un po' meglio e poi cercando di partire, di prendere spunto da ciò che avete cominciato a fare in laboratorio e magari qualcuno di voi ha provato a portare avanti. No? Per cercare di rispondere alla domanda o alla sensazione che spero che qualcuno di voi abbia avuto del tipo ma ci deve essere un modo migliore per farlo, no? Quindi cercheremo di capire, darci la soluzione per ottenere gli stessi risultati in un modo più strutturato. Ci porterà via un po' di tempo, un po' di sforzo di ragionamento, ma alla fine arriveremo a quello che considereremo una soluzione più soddisfacente anche se non del tutto perfetta. Allora, noi abbiamo visto la volta scorsa che essenzialmente JSP si basa principalmente sullo scriptlet, all'interno del quale ci sono istruzioni Java, più una serie di direttive di pagina che iniziavano con la chiocciolina. Allora io prendo i primi 10 minuti a raccontarvi, diciamo così, l'elenco complessivo, no, di quelle che sono le direttive possibili e all'interno degli scripted quelli che sono gli oggetti predefiniti possibili. Non sono molti, no? Però insisterò ovviamente su quelli che useremo di più, perché molte altre sono cose più o meno esoteriche che ci interessano poco. Queste altre cose che sono indicate col punto esclamativo sono una specie di scripted che però viene messo, anziché nel corpo del metodo, della classe, viene messo dentro la classe al di fuori dei metodi, ma direi che ci sono tutti i motivi per non usarle mai queste cose, quindi non ve le racconto neppure per non sbagliarci. Allora, vediamo le direttive, togliamoci il dente, sono 4-5 direttive, di cui una ci viene già, diciamo così, compilata automaticamente da Eclipse, viene, diciamo così, fa già parte della prima riga del file che viene inserito. Sono tutte introdotte dal simbolo percento chiocciolina e sono di due tipi, direttive di pagina o direttive di inclusione. Inclusione, lo capiamo più facilmente, un file che ne richiama un altro lo include al suo posto, mentre invece le direttive di pagina sono quelle che modificano il modo con il quale la pagina HTML viene restituita. Innanzitutto viene costruita, ma poi viene restituita dal server al browser. Allora, le direttive di pagina sono, una l'abbiamo già vista, import, per importare dei package. Questa in realtà modifica il modo in cui viene costruita la classe Java, la servlet che viene compilata. Quindi per importare dei package la sintassi è da mettere all'inizio chiocciola, minore percento chiocciola page, import uguale nome del package. E questo, diciamo così, è finalizzata al codice Java che scriveremo dentro. L'altra direttiva che deve sempre esserci, o preferiamo che sia sempre, è il content type. Il content type decide, specifica qual è, lo dice il nome, il tipo di contenuto che il server sta restituendo al browser. È un'informazione che è codificata a livello di protocollo HTTP. Non stiamo a rifare reti calcolatori qua, però il protocollo HTTP è fatto da un pacchetto di richiesta in cui il browser chiede al server dammi questa pagina e il server risponde con una risposta HTTP, la quale risposta HTTP è fatta di due parti, un'intestazione e un corpo. L'intestazione della risposta HTTP contiene una serie di header, no? Una serie di voci di intestazione, tra cui una di cui, delle quali è proprio il content type. Il content type dice al browser come deve interpretare il corpo che seguirà. Quindi la risposta HTTP contiene normalmente un corpo che è un file HTML e un'intestazione che specifica il nome del file, che specifica
la lunghezza, la dimensione, la lingua in cui è scritto, i cookie, tutte una serie di cose, tra cui però c'è anche scritto content type due punti text barra HTML. Il che dice al browser, guarda che ciò che sta per arrivarti nel corpo è un file HTML. Il content type è l'unica cosa in base alla quale il browser sa se ciò che gli sta per arrivare dal server è una pagina HTML, è un'immagine, un JPEG, è un PDF, è un filmato, è qualsiasi cosa. No? Questa informazione è codificata dentro l'intestazione content type. E quindi il browser che cosa fa? Legge l'intestazione, legge all'interno dell'intestazione della risposta HTTP, legge il content type e sulla base di questo decide cosa farsene del contenuto che arriva. Se noi sbagliamo il content type, il browser prenderà farfalle, no? Perché se noi scrivessimo content type image barra JPEG e mentre poi nella pagina mettiamo un codice HTML, lui cercherà di interpretare i caratteri HTML come se fossero i byte della codifica JPEG, creando sicuramente opere di arte astratta. Allora, per default il content type diciamo che viene specificato è text barra HTML, se non lo specifichiamo noi. Però è buona norma specificarlo sempre. Ad esempio ci saranno dei casi in cui ciò che vorremmo restituire, scusate, un micro passo indietro, questo significa, tra l'altro, che ciò che noi restituiamo, ciò che le pagine JSP creano e che quindi viene restituito al browser, non è obbligatorio che sia necessariamente sempre solo HTML. Cioè, il meccanismo delle JSP e delle servlet più in generale può restituire, creare dinamicamente, restituire qualsiasi tipo di contenuto. Non necessariamente solo HTML. Di norma è l'HTML, ma non sempre. No, se vogliamo fare cose strane, immagini generate dinamicamente, un'immagine che la creo al volo e te la restituisco, si può fare. Chiaramente è anche più complicato rispetto all'HTML perché va codificata lato server, ma funziona tutto, l'importante è che specifichiamo come content type il tipo effettivo in base al quale decodificare i dati che vengono trasmessi. Non è vero che il browser sa, conosce il contenuto di ciò che state leggendo guardando l'estensione del file. Il browser, che il file finisca con .html o che finisca con .gif o con .jpeg, non gli interessa. Non tratta il file in modo diverso a seconda in funzione dell'estensione che viene passata, ma a seconda del content type. Poi, in mancanza del content type, ovviamente i browser cercano di arrangiarsi e indovinare in base all'estensione del file. Questo è soprattutto una prassi che è stata introdotta dalle prime versioni di Internet Explorer, sulle basi delle quali sono arrivate vagonate di virus che c'erano al posto dell'immagine, c'era del JavaScript e lui lo interpretava pensando che fosse un'immagine o viceversa. La norma è quella di indicare sempre il tipo di contenuto. Noi vedremo più avanti che ci servirà alcune volte generare un contenuto che non è un HTML ma un testo puro, un semplice testo. Allora in questo caso la nostra pagina JSP genererà codice, no, di tipo text barra plain. L'altro scopo a cui può servire il content type è quello di specificare il charset. Il charset è il set di caratteri che dice, no, con quale alfabeto è codificata la pagina HTML che stiamo restituendo. E l'alfabeto ha senso tutte le volte in cui la pagina che stiamo restituendo non contiene caratteri unicamente o puramente caratteri della lingua inglese. No? Se andate indietro con la memoria di 4-5 anni, ricordate che il primo anno avevamo parlato del codice ASCII che aveva 127 caratteri. Dopodiché, oltre a questo, c'erano tutte le codifiche più estese che avevano anche i caratteri internazionali. Ecco, il charset sta proprio a specificare questo. Io server ti sto dando una pagina che contiene dentro del testo, ma questo testo, oltre ai 127 caratteri base, quelli estesi come sono codificati? E possono essere codificati in modo diverso, ma io devo dirlo al browser in anticipo in modo che lui lo possa interpretare. Al giorno d'oggi la maggior parte delle pagine, no, vengono codificate nel formato che si chiama UTF-8, no? Che è quello più flessibile. UTF-8
è uno dei formati nel quale si può codificare l'alfabeto cosiddetto Unicode. L'alfabeto Unicode è un alfabeto che impiega 32 bit per rappresentare ciascun carattere, e quindi 2 alla 32 è in grado di rappresentare miliardi di caratteri diversi, compresi tutti i caratteri ideografici, no? Ad esempio delle lingue orientali, delle lingue arabe, no, l'arabo non è ideografico, è fonetico, però milioni di simboli diversi sono rappresentabili. No, voi provate a prendere il vostro browser, inserite il nome di un sito cinese, di un sito giapponese, riuscite a vedere i caratteri. Questo vuol dire due cose: che primo sul vostro PC sono installati i font che abbiano, no, quelle figure, no? Tecnicamente si chiamano glifi, no? La forma di una lettera si chiama glifo. Prima cosa. Seconda cosa è che il vostro browser ha capito che quella pagina è codificata in cinese piuttosto che in arabo, piuttosto che in giapponese, piuttosto che in Thai o qualunque altro alfabeto vogliate provare a cimentarvi. La codifica UTF-8 è una codifica di fatto che riporta dentro l'ASCII a 8 bit tutto lo Unicode a 32 bit, attraverso una serie di caratteri speciali, di fatto che dicono: guarda che il prossimo byte, il prossimo carattere non è un byte, non è un carattere espresso su un byte, ma è espresso su due, oppure espresso su tre, e quindi mettono dei caratteri speciali in mezzo che permettono di avere un file che normalmente lavora con 8 bit per carattere, quindi ASCII normale, anzi non ASCII ma ISO 8859-1, che è l'ASCII internazionale, che copre di fatto le lingue occidentali, e poi la possibilità di avere questi caratteri di controllo, di comando in più, che switchano l'alfabeto, no? Ti permette di accedere ad alfabeti più grandi, su 16 bit, su 32 bit. Tutto questo oggi per fortuna avviene, e per noi soprattutto, avviene in modo del tutto trasparente, perché la codifica Unicode è la codifica normale, nativa di tutti i programmi scritti in Java. Quindi nel momento in cui Java scrivete aperte le virgolette, ciao, chiuse le virgolette, quei quattro caratteri ciao, vabbè, sono caratteri inglesi, però sono codificati comunque con 32 bit ciascuno, codifica Unicode. Se inserite una lettera accentata, una lettera speciale, o addirittura riuscite a fare copia e incolla di qualche simbolo, diciamo così, internazionale, in un programma Java non c'è nessun problema. Se provaste a fare la stessa cosa dentro una stringa in C, salta fuori di tutto. O il compilatore non la compila, oppure quando stampa, stampa una cosa che non c'entra nulla. I protocolli del web, quindi HTTP e HTML, sono predisposti per ospitare file Unicode codificati in questo modo, e i browser sono predisposti per interpretarli. Adesso lo diamo per scontato, non è stato affatto semplice arrivare a questo punto, no? Nel senso che l'inizio del web di fatto non era possibile usare caratteri internazionali, adesso per fortuna tutto si è assestato su questo livello. Quindi in molti casi, se tutti gli elementi della catena usano ormai lo standard Unicode, di fatto del content type, scusate, del charset non ci serve. Alcune volte trovate ancora alcuni documenti, alcune pagine web su server Windows vecchi che ti danno un charset che si chiama Windows 1215, 1215, qualcosa del genere, perché la pagina era salvata in quel formato, mi verrebbe da dire obsoleto, ma in realtà 10 anni fa era la norma. Noi purtroppo ogni tanto dobbiamo ricordarci che dovremmo andare a scavare, no, in formati che sono ben più vecchi di 10 anni. Per dire, riassunto di questa slide: import quando ci serve lo scriviamo, content type normalmente ci va bene quello che ci scrive già Eclipse. Però se vogliamo qualcosa di diverso sappiamo dove prenderlo. Un'altra direttiva che non dovremo mai toccare e che capiremo più avanti è quella session uguale, quindi chiocciola page session, che istruisce Tomcat sempre, se questa pagina fa parte o non fa parte della cosiddetta sessione di navigazione. Le sessioni, vi dico solo questa frase, poi lo riprenderemo più avanti, sono un'illusione di continuità di navigazione ottenuta attraverso il meccanismo dei cookie. Noi tutti sappiamo che il protocollo HTTP, se ha una caratteristica che è stato il suo successo, ma anche la sua croce, è che è un protocollo senza memoria.
due richieste HTTP fatte dallo stesso utente, dallo stesso browser, dallo stesso computer, verso lo stesso server, nell'arco di 2 secondi di distanza, dal server, sono percepite e, secondo il protocollo, devono essere gestite come due richieste totalmente indipendenti. Cosa che cozza un po' con l'impressione che abbiamo noi quando navighiamo su un sito, in cui quando io clicco su un sito, dopo che ho fatto il login, i click successivi non sono indipendenti da quelli precedenti, nel senso che ciò che vedo dopo dipende da ciò che ho scritto prima. Quindi il sito mi riconosce, sa che sono entrato sul sito, sto facendo delle cose e poi uscirò. E quindi ho una nozione di sessione di navigazione, di continuità di navigazione. Questa continuità non è data dal protocollo HTTP, che anzi fa di tutto per non averla questa continuità, ma è data da dei meccanismi ulteriori, sovrastanti, che vengono gestiti a livello applicativo. Nella pratica vengono gestiti attraverso il meccanismo dei cookie, che sono degli identificatori che vengono scambiati tra server e client, e poi vedremo più in dettaglio, li guarderemo in faccia, e nel nostro caso, nel caso del GSP, sono gestiti in automatico direttamente da Tomcat, quindi non dobbiamo far nulla. Se per qualche motivo strano volessimo dire che una pagina non partecipa alla sessione, quindi non partecipa allo scambio dei cookie, si potrebbe dire qua, ma normalmente, visto che il default è vero, è true, normalmente non ce ne dobbiamo preoccupare. Ce ne preoccuperemo tra un attimo quando vedremo, diciamo così, la sopravvivenza delle variabili. Dopodiché, queste sono meno importanti perché non le ho sottolineate in rosso, sono le altre direttive di tipo pagina. Questo è il modo attraverso cui in GSP si gestiscono le eccezioni. Voi scrivete il codice Java, va tutto bene sempre, ma a volte può capitare che un'operazione scateni un'eccezione. Allora, se fate un'applicazione, l'eccezione può sempre essere catturata col try catch in Java normalmente. Se voi fate un'applicazione standalone e si scatena un'eccezione non catturata, ciò che succede è che l'applicazione viene terminata, viene chiusa, col messaggio errore del sistema operativo, eccetera. Se invece si genera un'eccezione mentre navigate una pagina web, cioè non è che perché un utente ha navigato una pagina che per qualche motivo genera un'eccezione non gestita, allora tutto il server web si spegne. Non è pensabile. Ciò che l'eccezione che non viene gestita dalla vostra pagina GSP viene gestita da chi? Da Tomcat, che vi contiene. Questo è il bello di avere un container. Ciò che non faccio io lo fa lui. E come la gestisce Tomcat? Genera una pagina di errore. Forse l'avrete già vista provando a lavorare in laboratorio, a volte dice un errore, ti dà lo stack trace, nel browser viene fuori l'elenco il messaggio d'errore e l'elenco dei metodi chiamati. Quella è la pagina d'errore standard di Tomcat, che va benissimo quando facciamo debugging perché ci fa vedere in che linea era l'errore. Però quando noi pubblicheremo il sito vorremmo che l'utente non veda quel messaggio d'errore lì, no, ma veda una pagina un pochino più addomesticata che dice: caro utente, scusa, questo sito è stato fatto da un programmatore disattento, non ha gestito le eccezioni, chiediamo scusa, non so, una pagina che interpreta il messaggio d'errore per l'utente. Allora è possibile farlo specificando, nel caso di eccezioni, qual è una pagina GSP che vogliamo che venga richiamata. Quindi anziché sostituiamo la pagina d'errore di default di Tomcat, la pagina che vogliamo noi, che potrà o non potrà mostrare l'errore o un messaggio di scuse o quello che vogliamo. Questo non deve mai avvenire, nel senso che le eccezioni fanno parte normale della programmazione in Java, ma le eccezioni non gestite sono sempre errori di programmazione, punto. Non è mai colpa di qualcun altro, no? È sempre colpa di chi l'ha scritto, del programmatore. Quindi questo non dovrebbe mai succedere, quindi sono errori di tipo 5, secondo il protocollo HTTP, errori interni, cioè vuol dire errori lato server, di chi ha programmato il server. Ok, questo lo lasciamo stare, così come anche qui ci sono dettagli di come viene gestita la bufferizzazione a livello di risposta HTTP. Io qua sulle slide le ho riportate in forma completa, ma alcune di queste non ci interessano. C'è questo extends che al limite permetterebbe di fare una
pagina JSP che è una sottoclasse di un'altra, però non l'ho mai visto usare. E questo per quanto riguarda chiocciola page, per cento chiocciola page, le direttive tipo pagina. Abbiamo visto una carrellata per dire che essenzialmente quella che ci interessa è la import, quella ci interessa davvero. Le altre di solito lasciamo così, non facciamo del male. Poi c'è un'altra direttiva, chiocciola include, che non useremo mai. La dico per ricordarci di non usarla. È documentata, è, diciamo così, legale, ma non ci conviene usarla. Che cosa fa? Vabbè, dice il nome, include un file JSP all'interno di un altro. Quindi è come facessimo copia e incolla di un file all'interno di un altro. Il problema qual è? È che copia e incolla viene fatto nel momento in cui viene creata la classe Java, quindi la fase di compilazione. Crea un unico file JSP temporaneo, che è la concatenazione di questi tre pezzi, compila quello, e quello diventerà servlet che risponderà a queste richieste. Se nel frattempo decidiamo di cambiare questo file header oppure footer, non se ne accorge, quindi non viene automaticamente aggiornato. E questo non ci piace, questo è il motivo vero per cui non usiamo. Vedremo più avanti che c'è un'altra direttiva che si chiama JSP:include, che invece si comporta bene in questi, diciamo così, da questo punto di vista. Quindi questo include non lo usiamo. Poi un'ultima cosa che può essere utile sono i commenti. In una pagina JSP normalmente ci sono tre tipi di commenti. I commenti Java, che a loro volta sono di due tipi, quindi barra barra e barra asterisco. I commenti HTML, quindi nella parte di template text di HTML posso sempre mettere la sequenza di caratteri che delimita un commento in HTML, che è tag, punto esclamativo, meno meno. Scusate. E questo non viene minimamente interpretato da JSP, fa parte dell'HTML, viene trasmesso nella pagina web e rimane. E poi esistono anche dei commenti JSP che si ottengono col percento trattino trattino, che diciamo sono sempre all'esterno degli script, quindi nella parte di template text. Ma la differenza operativa è che un commento HTML va a finire al browser, un commento JSP invece no. Vedete, nella pagina generata un commento di tipo JSP viene cancellato, semplicemente eliso, no, eliminato dalla pagina, senza comparire. Quindi qui, in questi commenti possiamo scrivere ciò che vogliamo, nei eventuali commenti HTML sappiamo che i nostri utenti li possono vedere se vanno a vedere il sorgente della pagina. I commenti nel Java ovviamente non saltano fuori da nessuna parte, proprio perché essendo dentro uno scriptlet, lo scriptlet viene, diciamo così, estratto d'ufficio completamente. Vabbè, ma questo è solamente, se vogliamo, sintassi. Dopodiché, questo le direttive. Dentro uno scriptlet, l'altra volta vi abbiamo accennato che era possibile accedere ad alcuni oggetti predefiniti, no? Quelli che formalmente si chiamano oggetti impliciti. Sono oggetti che il container Tomcat prepara già per noi nel momento in cui la pagina viene richiamata e di fatto li inietta già nel contesto del metodo che stiamo scrivendo. Ma noi stiamo scrivendo l'HTML, ma in realtà stiamo scrivendo il codice dentro un metodo Java. Dentro questo metodo sono accessibili questi oggetti. E quindi noi li possiamo usare ogni volta che vogliamo. Chiaramente dobbiamo un attimo conoscerli, vedere che proprietà hanno. Pagina, out, config, session, request, application, response, page, context, exception. Questi sono tutti gli oggetti, oggetti cosiddetti impliciti definiti dentro una pagina JSP. Noi abbiamo già conosciuto out, che è il più facile di tutti, perché è lo stream di uscita associato alla pagina HTML, o non HTML, dipende dal content type, oggi sappiamo,
lo stream di uscita associato alla pagina che stiamo creando, la risposta che stiamo creando, al body della risposta HTTP che stiamo creando. Abbiamo intravisto request perché l'abbiamo usato per prendere gli attributi, no? E vediamo qualche informazione in più sugli altri. Come al solito ho evidenziato in rosso quelli che useremo più frequentemente. Quindi l'oggetto request è un oggetto di tipo, questo è il nome della classe, HTTP Server Request. In realtà non è vero che sia il nome della classe. Se andate a vedere la documentazione, tutte queste sono solo tutte interfacce, non sono classi. Il nome vero della classe dell'oggetto request non lo sappiamo, ma non ci interessa. L'importante è che implementi quell'interfaccia lì. Il motivo per cui è specificato come interfaccia e non come classe è il fatto che la specifica JSP è una. Le implementazioni di container JSP sono molte. Quindi l'implementazione della container JSP fatta da Tomcat è diversa da quella fatta da JBoss, per esempio. E quindi la classe specifica, concreta, che implementa l'oggetto request sarà diversa. Ma entrambe implementano l'interfaccia HTTP Server Request che è definita dallo standard. Quindi ci sono questi due livelli. La classe concreta non mi interessa mai, perché voglio che la mia applicazione sia portabile, tra l'altro. Principalmente l'oggetto request serve per ottenere i parametri della richiesta. Request.getParameter o getParameterNames, values, eccetera. Poi c'è l'oggetto response, che usiamo molto poco direttamente. In realtà l'oggetto out, che è lo stream di uscita, è una proprietà dell'oggetto response. Quindi indirettamente stiamo usando l'oggetto response che rappresenta la risposta che stiamo creando, ma quasi sempre lo utilizziamo andando a scrivere qualcosa dentro out che fa parte di response. Response da solo lo si usa molto raramente. Out lo conosciamo, il print writer associato alla pagina in fase di generazione. Quali sono i metodi principali di questi oggetti? Allora, l'oggetto richiesta, dicevamo, ci serve soprattutto per conoscere i parametri. Noi abbiamo visto la forma più semplice, che è la getParameter, quindi request.getParameter, gli passo una stringa e mi restituisce una stringa. La stringa che gli passo deve essere il nome di una proprietà, di un parametro della richiesta, la stringa che mi restituisce è il valore di quella proprietà, se c'è, oppure null se non c'è. In realtà la stessa informazione può essere restituita anche in forme diverse. Ad esempio, se io volessi avere tutti i parametri insieme in una botta sola, potrei farmi restituire una map, no? Che è un dizionario, un array associativo nome e valore, Java, che contiene già direttamente tutti i campi. E quindi usare poi il metodo get della mappa per andare a prendere i valori. Questo è utile se magari in alcuni casi non so a priori esattamente quali sono e come si chiamano i parametri della richiesta, gli dico dammi tutto che poi dopo con calma vado a cercarmeli. Oppure getParameterNames mi dà una lista, una numerazione, con solamente i nomi. Quindi voglio sapere quali parametri mi hai passato, indipendentemente dai valori. I valori non leggo ancora, leggo solamente i nomi. Quindi c'è vari modi di interrogare questo. C'è poi un metodo strano, che si chiama getParameterValues con la S plurale, quindi i valori dei parametri, in cui passo però un solo nome. Quindi è un metodo che ha un nome e tanti valori. Qual è l'elemento di input che può avere un nome e tanti valori associati? Ci sono due elementi di input possibili. Uno è una serie di checkbox, quindi caselle di spunta, tutte con lo stesso nome, e quindi me la restituisce come una sorta di array di valori veri e falsi che sono stati restituiti dall'utente. E l'altra, noi siamo abituati con i menu a tendina in cui scegliamo una voce sola, ma è possibile in un form specificare che nei menu, nelle select, è possibile selezionare, poi l'utente possa selezionare anche più di una voce. Di solito è scomodo perché devi farlo col control o col command per selezionare le voci successive. Però è possibile. Allora, in quel caso hai
un name, che è il nome della select, e tanti value, che sono tutti i valori di tutte le option che l'utente ha selezionato. Sono casi rari, ma possono capitare. In questo caso non ottengo un valore di tipo stringa, ma ottengo un array di stringhe che riportano tutti i valori associati. E questo è solo l'inizio, nel senso che se andiamo a vedere, adesso vedo questa URL che è vecchia, speriamo che sia ancora valida, vale ancora, perché purtroppo la Oracle, quando ha comprato la Sun Microsystems, ha deciso di rendere non più funzionali alcuni indirizzi, alcune pagine, perché avevano l'indirizzo sun.com, alcune per fortuna le ha reindirizzate su oracle.com, altre invece sono morte, quindi gli danno errore. In questo caso funzionava. Tutto ciò che vi sto raccontando oggi è un riassunto dell'informazione che potete trovare e che potete andarvi a vedere quando ne avrete bisogno, direttamente sulle API specifications, quindi le specifiche dell'interfaccia di programmazione della Java 2 Enterprise Edition, dove ci sono tutti i package supportati e all'interno di questi package ci sono tutti gli oggetti, i metodi, le classi che ci servono. No? Per cui noi, quello che stavamo cercando, quello di cui stavamo discutendo, quindi andiamo a vederlo un po' alla fonte, è una classe che si chiama HTTP. Si chiama HTTP Servlet Request, scusate. HTTP Servlet Request. No? Quindi se vogliamo avere l'elenco completo dei metodi, io ogni tanto cercherò di farlo, di tornare alla fonte, di andare a leggere le informazioni direttamente sulle specifiche, così ci abituiamo a leggere, a vedere come sono fatte, perché poi un domani non sempre si trova la risposta facendo Google, no, di una certa cosa, oppure andando a vederlo in un tutorial o in delle slide che necessariamente danno dell'informazione condensata e parziale. No? Quindi il metodo, l'oggetto request è un oggetto di una classe che implementa l'interfaccia HTTP Servlet Request, vedete che è un'interfaccia, e implementa questi metodi, tra i quali ci sono quelli che abbiamo detto, quindi ci sarà sicuramente la get parameter, che qua non vediamo. Perché è nella classe madre, è qua, in getParameter. No, è un po' sempre scomodo andare a vedere questa documentazione, perché ogni classe, no, il formato JavaDoc mi documenta i metodi di questa classe, in questa realtà questa interfaccia, ma questa interfaccia implementa un'interfaccia di livello superiore e quindi alcuni metodi vengono ereditati. Quindi qua mi fa vedere i metodi implementati direttamente da questa classe, e poi mi dice, guarda che poi in realtà io eredito anche dalla classe madre, anzi dall'interfaccia madre, questi altri metodi. Ad esempio, parlavamo di getParameterValues, possiamo andare a vederlo, e me lo dice. E così via, c'è la descrizione di ciascuno con la signature, eccetera. Questa stessa informazione la troviamo anche dentro Eclipse, quando scriviamo, voi sapete, no? Quando scriviamo le informazioni, se siamo connessi a internet, Eclipse va a prendere esattamente queste informazioni, sono queste parole qua prese direttamente da lì, e quindi ci dà la possibilità di vedere nella finestra di autocompletamento la specifica della documentazione. È più comodo perché va a prendersi automaticamente anche i metodi ereditati dalle classi base, mentre qua ce li dobbiamo andare a spulciare a mano. Se per caso non lavorate, non collegati a internet, in un posto in cui non c'è collegamento per qualche motivo, allora Eclipse vi dà sicuramente il completamento delle signature, dei metodi, perché nelle classi ci sono, nei package ci sono, ma non la documentazione testuale. Voi potete comunque scaricarvi, c'è un file.zip scaricabile dal sito della Oracle, che contiene il JavaDoc, no? Lo chiamano, no? della Java Enterprise. Questo lo potete salvare localmente, potete dire ad Eclipse, guarda che il JavaDoc te lo puoi trovare in quel file zip, e quindi non sei obbligato a collegarti a internet ogni volta, quindi riuscite a lavorare anche offline. Questo come suggerimento se avete bisogno di fare così.
Ok, quindi se dovete andare a cercare qualche cosa, ricordatevi che la fonte di tutta l'informazione è sempre questa. In questo caso era la versione 5, il link che avevo puntava alla versione 5. Nell'implementazione che abbiamo noi si usa la versione 6 della Java Enterprise, Tomcat 7 supporta la Java Enterprise 6, ma per le cose che facciamo noi sono abbastanza equivalenti. Poi ci sono altri oggetti impliciti, che sono questi quattro, che hanno nomi che sembrano diversi, ma in realtà sono abbastanza legati l'uno all'altro. La pagina, la nostra JSP, vive in un contesto, viene creata, no? In un contesto a scatole cinesi. La mia JSP vive perché c'è una pagina che è stata richiesta. Questa pagina fa parte di una sessione di navigazione dell'utente, a meno che per motivi strani non usiamo le sessioni, ma normalmente lo si fa, e questa sessione di un utente fa parte di una certa applicazione web. L'applicazione noi l'abbiamo già associato col significato di progetto, no? Crea un nuovo progetto, è un'applicazione web. Quando lancio, quando attivo un'applicazione, viene creato un oggetto application che contiene informazioni relative all'applicazione in quanto tale. Quali sono queste informazioni? Beh, il nome, la URL a cui questa qui è disponibile su internet, ad esempio dei parametri di configurazione che possono essere impostati a livello di applicazione. Cioè l'oggetto application è un oggetto che è condiviso tra tutte le JSP e tutte le servlet di questa applicazione. Tutte. Accedono allo stesso oggetto, ce n'è uno solo per tutti. Contiene, non so, se io lì dentro ci devo mettere l'indirizzo, le credenziali di accesso al database per potermi collegare, come vedremo settimana prossima, al database, le metto lì dentro perché sono comuni a tutte le pagine, non ha senso replicarle. All'estremo opposto c'è il page context, che è l'oggetto che rappresenta la pagina attualmente in esecuzione, di cui request e response sono due pezzi, ma poi c'è l'altra informazione relativa alla pagina. Quindi page context è la pagina, l'oggetto che rappresenta la pagina attualmente in esecuzione. Se ho 100 utenti che stanno visualizzando in questo momento 100 pagine diverse, oppure anche 100 utenti che stanno visualizzando 100 pagine, ma magari 20 utenti sono sulla stessa pagina, 20, altri 20 sono su un'altra pagina, eccetera, possono esserci più utenti che visualizzano la stessa pagina, l'oggetto page context viene comunque replicato per ogni utente, per ogni richiesta di pagina. Poi c'è l'oggetto session, che è più magico, ce n'è uno per utente, detto in modo molto approssimativo. Quindi se un utente naviga un sito e da questo sito si sposta da una pagina all'altra, la prima volta che l'utente arriva su quel sito, viene inizializzata una nuova sessione, poi tecnicamente significa viene generato un cookie, e viene creato un oggetto di tipo sessione. Questo oggetto di tipo sessione rimane vivo fin tanto che l'utente continua a navigare su quel sito. E quindi nelle pagine successive, le pagine successive potranno accedere a un oggetto sessione che è lo stesso delle pagine precedenti. Quindi in un qualunque momento quanti oggetti sessione ci sono attivi sul server? Uno per ogni utente che sta navigando in quel momento. E non è legato alla singola specifica pagina. Allora, a cosa servono questi tre oggetti? Oltre che avere informazioni generali sulla sessione, che informazioni c'ho sulla sessione? Il nome del cookie, l'ora in cui è iniziata, l'indirizzo IP da cui proviene, niente di particolarmente interessante. Questi tre oggetti servono per memorizzare, agganciarci delle informazioni che ci può servire dopo, soprattutto l'oggetto sessione. Se è un oggetto che sopravvive a più richieste dello stesso utente, e io se in una pagina l'utente ha fatto il login, l'informazione che lui ha fatto il login è fondamentale per tutte le altre pagine, per sapere se sta arrivando un utente autenticato, che ha dato la password giusta oppure no. Non è che ogni pagina gli richiede la password.
gliel'ha chiesto una volta e poi tutte le altre pagine si ricordano che lui ha inserito la password correttamente. Cosa vuol dire si ricordano? Vuol dire che la pagina che ha validato effettivamente il login avrà inserito, appeso dentro l'oggetto sessione, un'informazione semplice o complessa, un booleano sì o no, oppure un oggetto più complesso che descrive le caratteristiche dell'utente che ha fatto il login, e questa informazione è interrogabile da tutte le pagine successive. Quindi di fatto questo oggetto sessione funziona anche come contenitore di altri oggetti. Questi altri oggetti saranno di tipo Java Beans e vedremo tra un secondo cosa significa. Quindi ci stiamo dando degli strumenti per permettere, diciamo così, di ragionare, di tracciare ciò che fa l'utente e quindi potergli rispondere a un livello più alto che non una singola pagina. Sono tutti ingredienti che poi ci serviranno. Vabbè, poi qua c'è il dettaglio sui parametri della richiesta, ma noi le abbiamo già viste queste cose la volta scorsa. Fatemi saltare avanti, poi torno indietro perché ha più senso. Allora, tutte le funzionalità avanzate del linguaggio GSP e la possibilità di creare applicazioni con meno codice spaghetti ma con codice più strutturato sono permesse grazie all'utilizzo di oggetti particolari che si chiamano Java Bean. Finora ciò che abbiamo visto ci permette di scrivere del codice Java dentro una pagina e poco altro. Abbiamo intravisto che, ad esempio, attraverso l'oggetto sessione è possibile condividere dell'informazione tra più pagine. Attraverso l'oggetto page scopriremo che è possibile far sì che l'elaborazione di una richiesta passi attraverso più pagine diverse e ognuno ne fa un pezzettino. Per far questo, però, ci servono dei contenitori di dati, di informazioni, che possano sopravvivere allo zompettare tra una pagina e l'altra, oppure alla durata di una sessione. Oggetti che poi possono essere messi dentro il contenitore di sessione, o il contenitore di applicazione, o il contenitore di pagina, in modo che poi possano essere, anche quando la mia GSP muore, Tomcat me li tiene vivi questi oggetti e li passa alla pagina successiva che ne ha bisogno. Questi oggetti, anche loro quindi, hanno un ciclo di vita gestito, sono molto semplici, si chiamano Java Beans. È un nome un po' stupido, no? Perché se Java sapete che significa caffè, no? Un tipo di bean sarebbero i chicchi di caffè. Sarebbero delle entità semplici, degli oggetti semplici, dei chicchi, no? Delle piccole classi, che vengono usate così, per essere scambiate semplicemente. I Java Bean, dice la definizione, sono componenti riutilizzabili e sono usati per tenere separata la logica di business dalla logica di presentazione. Questa frase mi piace. Mi piace perché il problema che avevamo cominciato a vedere era che dentro le GSP si mescolano del codice di, che qui è chiamato di business, di logica. La logica significa i dati sono corretti o no. E se sono corretti cosa devo fare? E se non sono corretti che cosa devo fare? Rispetto alla presentazione che è faccio un form vuoto, faccio un form caricato con questi dati, mostro la pagina di conferma di benvenuto, eccetera, eccetera. Usando dei dati che ho già. Poi c'è un terzo aspetto che qui non è scritto in questa frase, perché in realtà sono i Java Beans proprio a rappresentare il terzo aspetto, è i dati. I dati, quando è che sono validi? L'altra volta abbiamo scritto una GSP di 4 righe, in laboratorio ne avete scritte molto più complesse, però in quelle righe c'era tutto mescolato. Nel momento in cui tu scrivi if, che ne so, nome.length maggiore di 5 e subito dopo out.println errore oppure non errore, stai mescolando le tre cose.
If vuol dire controllo, logica, scelte che il programma deve fare, che il sito deve fare. Nome.length maggiore di 5 è un criterio di validazione del dato, che compete in una logica object oriented al dato stesso. È l'oggetto che deve sapere quando è valido. Non è qualcun altro che deve andare a leggere la stringa e dire è una stringa troppo corta. No, quando le scarpe slacciate ti dicono le scarpe slacciate. No? Dovrebbe essere la scarpa a saperlo, o il proprietario della scarpa, non qualcun altro che arriva da fuori e ficca il naso. Metto in object orientation, tu non puoi vedere le proprietà dell'altro. Puoi chiedere all'altro, è tutto a posto. Perché solo l'altro, solo l'oggetto deve sapere quali sono le condizioni sotto le quali esso è valido. Non vogliamo che nessun altro decida quando l'oggetto è valido o no, perché altrimenti quell'oggetto lì dipenderebbe da troppi altri elementi. Se io nelle pagine di ESP ho scritto if nome.length maggiore di 5, chi mi impedisce che in un'altra pagina non ci sia scritto maggiore di 6? Perché è raro umano. Allora io non devo mai avere la stessa cosa in due posti diversi, mai. Perché sono sicuro che da lì nascono i problemi di manutenzione, di errore, di bug nel sistema. Deve esserci un punto in cui ho l'oggetto e gli chiedo sei valido? Questo è il lavoro del database, rappresentare i dati e le informazioni su questi dati. Allora, if è logica di controllo, nome.length maggiore di 5 è validazione dei dati, out.println errore oppure dato valido è presentazione, cioè creazione dell'interfaccia utente che contiene delle informazioni. Queste tre cose le vogliamo separare. Sia la logica di controllo, sia il codice di presentazione hanno entrambi bisogno di conoscere i dati. La logica di controllo principalmente per sapere se i dati ci sono, non ci sono, sono sani, non sono validi, sono pieni, sono vuoti o altre cose. Difficile che la logica di controllo interessa sapere se ti chiami Giuseppe o Antonio. Interessa sapere se il nome c'è ed è valido. Per decidere, per prendere le decisioni che deve fare. Alla logica di presentazione invece interessa sapere, perché devi scriverlo sulla pagina, quindi non è che scrivi un nome a caso, scrivi proprio il nome che hai. E quindi deve poter accedere ai dati. Quindi sia la logica di controllo che la presentazione devono accedere ai dati in modo diverso. La logica di controllo come controllore che comanda, chiede e ordina. La logica di presentazione è come qualcosa che accede a dei dati, dando per scontato che siano buoni, perché c'è passata la logica di controllo prima, eventualmente a falcidiarli, e visualizzarli e metterli in bella. Fate una tabellina, i colori, quello che volete. Quindi la chiave per separare la logica di controllo dalla logica di presentazione è quella di avere un metodo buono, sano, pulito di rappresentazione dei dati. Se io tiro fuori i dati, da tutto, ho automaticamente separato il controllo della presentazione. Questo avviene attraverso i bin. No? I bin non sono altro che classi, oggetti di una certa classe, che possiamo gestire come normalissimi oggetti Java, ma che, implementando l'interfaccia e i metodi opportuni, seguendo due regolette semplici semplici che definiscono che cos'è un bin, possono essere gestiti anche automaticamente da Tomcat, attraverso questi tre proprietà JSP, JSP:.useBin, setProperty e getProperty, che vedremo tra un attimo. Quindi prima chiediamoci che cos'è un bin dal punto di vista dell'oggetto Java e poi vediamo come usarlo, no, all'interno delle pagine JSP. Un bin non è molto diverso rispetto a una classe Java qualsiasi, con qualche vincolo rispetto ai tipi di metodi che implementa. E i vincoli sono questi tre, le ultime tre voci di questa slide. La più importante è l'ultima. Un bin deve avere un metodo costruttore senza parametri. Cioè, ogni classe deve avere un costruttore, no? Costruttore normalmente ha dei parametri che vengono passati nel momento in cui faccio new aperta tonda, gli passo i valori dei parametri del costruttore. E il costruttore li userà per inizializzare i propri campi interni, per fare ciò che vuole.
una classe che vogliamo usare come Java Bing deve avere un costruttore senza argomenti. Quindi se il Bing si chiama utente, utente Bing, dovrà avere un costruttore con l'assignato public utente Bing, aperta tonda e chiusa tonda, senza parametri, che sia in grado di costruire un oggetto senza passare alcuna informazione. Perché? Ma perché questo oggetto, questi Bing, scopriremo che li creerà tutti Tomcat. Non li creiamo noi nel nostro codice, non faremo mai una new di un Java Bing. E se li deve creare container, che ne sa il container di quali sono i parametri che devo passargli per inizializzarlo? Deve poter prendere un oggetto che non conosce e creare un'istanza. Dopodiché questa istanza ci penserò io dopo a metterci dei valori significativi, ma l'azione di creazione di new deve essere fatta senza avere informazione aggiuntiva. Quindi questa è l'informazione chiave. Se vogliamo che l'oggetto abbia un ciclo di vita gestito da Tomcat, Tomcat deve essere in grado di crearlo. Per essere in grado di crearlo deve avere un costruttore che non richieda ulteriori informazioni per poter essere chiamato. Primo. Secondo requisito, ma questo è scontato, tutte le proprietà che vogliamo rendere visibili all'esterno del Bing devono avere un metodo get e un metodo set. Ma questo è normale, buona programmazione oggetti. Io ho una classe che ha tante proprietà variabili, no? Private, e per ogni variabile privata ho il metodo get nome della variabile e set nome della variabile che permettono a un altro oggetto di interrogare o modificare il valore di quella variabile. Quindi deve avere tutti, detto in gergo, getter e setter, tutti i metodi di lettura e scrittura delle variabili interne che vogliamo rendere accessibili dalle pagine GSP. Poi l'oggetto può anche avere delle variabili private usate per stato suo interno, vabbè, di questo ovviamente non è tenuto a fornire interfaccia di get e set. Terzo requisito, che in realtà a noi non serve, è che un Java Bing deve essere un oggetto serializzabile. La serializzazione in Java è un meccanismo attraverso cui tu puoi prendere l'istanza di un oggetto, trasformarla in una sequenza di byte, e questa sequenza di byte ha tutta l'informazione per poter essere spostata addirittura su un altro computer e deserializzata, cioè ricostruita, posso ricostruire un oggetto nuovo identico a quello di partenza. La serializzazione è il meccanismo attraverso cui gli oggetti in Java possono viaggiare da una macchina all'altra, da un computer a un altro. A cosa serve e cosa è necessario affinché sia possibile? A cosa serve spostare gli oggetti da una macchina a un'altra? Beh, nel caso di un'applicazione web, dicevamo, che ha magari 10 server per gestire un carico utenti molto elevato, ci saranno sicuramente dei meccanismi di bilanciamento del carico, per cui c'è un server che è più sovraccarico di un altro, allora è necessario spostare alcune applicazioni, alcune sessioni da un server a un altro. Quindi diventa, in quel caso, importante. Tomcat non lo fa questo, no, però le application server commerciali ti permettono a tutti di farlo, di bilanciare il carico spostando pezzi di applicazione dinamicamente al volo da una macchina a un'altra. Per farlo ovviamente devono riuscire a spostare anche gli oggetti che contengono i dati su cui queste applicazioni lavorano. Quindi per poter gestire sistemi di grandi dimensioni e quindi con bilanciamento del carico su più CPU, reali o virtuali non importa, è necessario che il container possa travasare parti di applicazioni in modo trasparente da una macchina all'altra senza spegnere e riaccendere. Questo è il motivo per cui serve, no? Perché l'architettura Java Enterprise ci ha obbligati a dire questi oggetti, se li fai, devi farli in modo che si possano spostare da una macchina all'altra. E allora tecnicamente che cosa serve affinché un oggetto sia serializzabile? A cui posso violentarlo in questo modo, no? Fargli una fotografia, spostarlo da un'altra parte, sulla base di questa fotografia costruire un oggetto nuovo vivo. Essenzialmente serve che l'oggetto al suo interno usi tutte le risorse che a loro volta sono serializzabili, tipo una stringa lo è, un intero lo è, tutti i tipi base sono serializzabili. Non devo all'interno del mio oggetto usare delle proprietà, delle variabili che non siano serializzabili, ad esempio un file.
ad esempio uno stream di rete, un socket, che non corrispondono, il cui stato, il cui valore non corrisponde a una determinata locazione di memoria. Cioè, detto in altre parole, un oggetto serializzabile è un oggetto per conoscere il quale, per conoscere tutto, è sufficiente guardare la memoria che occupa. Quei byte lì definiscono totalmente il suo stato. Se però in quella memoria c'è riferimento al contenuto di un file che è altrove, o il contenuto di un socket su cui non so cosa sta arrivando, se trasferisco questo su una macchina diversa, quel file a cui faceva riferimento non c'è più. Quel socket a cui era collegato non è più collegato perché la macchina è un'altra. E quindi questo oggetto non si può spostare. Allora, per l'uso normale che facciamo di questi bin, saranno tutti automaticamente serializzabili, perché al loro interno non useremo di fatto risorse di rete o risorse di sistema, ma li usiamo per memorizzare dei dati. Questi dati sono valori messi in memoria. Quindi, sono requisiti molto facili da soddisfare. Basta ricordarsi di mettere tutti i metodi get e set, mettere le variabili private, scrivere implements serializable quando definisci la classe, e poi non usare oggetti strani, ma non ci verrà neanche voglia di farlo, quindi non ci preoccupa, e poi mettere un costruttore vuoto. Fatte queste tre cose abbiamo un bin, una classe che può essere usata come bin. Poi può fare tutto che voglio, posso anche avere altri costruttori che non siano senza argomenti, che abbiano gli argomenti, se quella classe la voglio usare anche in altri contesti, non c'è problema. Posso avere anche altri metodi che non siano il get e set, per carità, ci mancherebbe. Questi sono requisiti minimi. Questo è il bin più semplice che si possa fare. È una classe, in un package che voglio che mi definisco io, implementa l'interfaccia serializable, che è il modo che ho di dichiarare che questo deve essere serializzabile. In realtà questa è un'interfaccia fittizia, perché se andate a vedere la definizione di interfaccia serializable ha zero metodi, quindi chiunque la può implementare, perché non richiede nulla, è solamente una marcatura che dice a Java controlla. Ha una property che è name di tipo stringa, questa property avrà i suoi getter e setter, getName e setName. E poi ha un costruttore, public, nome del costruttore, aperta tonda e chiusa tonda, senza parametri. Il costruttore inizializza l'oggetto, di fatto dà un valore alle proprietà che siano validi. Normalmente noi un bin lo vogliamo valido non appena è stato creato, già con delle cose dentro, già con dei valori, non definitivi perché non li posso conoscere, ma sensati, non dei null. Normalmente il costruttore cerca di togliere i null e mettere dei valori veri. In questo caso un valore di default che era Word, ma potrebbe essere qualunque valore, potrebbe essere una stringa vuota, ma non lasciamo il null lì. Perché io voglio che la proprietà getName sia utilizzabile fin da subito. Perché? Ma perché queste proprietà vedremo dei modi semi-automatici attraverso i quali Tomcat le può andare a pescare e usare direttamente, senza che noi le richiamiamo esplicitamente. Quindi vogliamo che abbiano già subito un valore. Ok, e questa è una classe. È una classe che in teoria io potrei usare nel mio codice Java normalmente, ma ho dei metodi semplificati, super veloci, per poterla comunque utilizzare. E questi metodi sono questi tre tag che avevo accennato prima. La creazione di un bin. Beh, la creazione di un bin si fa non attraverso un'istruzione new, perché non è il mio metodo che sto scrivendo che crea l'oggetto, ma è il contenitore Tomcat che lo crea per me. Quindi chiedo a Tomcat, creami un oggetto di questa classe, un bin, JSP due punti useBin. E a questo useBin gli do il nome della classe, quindi nel caso di prima si chiamava examples.hellobin, e il nome dell'istanza che voglio creare, della variabile di istanza che voglio creare. Hello piccolo, no? Con la H minuscola. In questo caso Tomcat crea un nuovo oggetto, chiama quel costruttore senza parametri e mi rende disponibile dentro il mio codice
Java, dentro i miei scriptlet, la variabile name, la variabile hello. E la posso usare, posso chiamarla in metodo di usarla normalmente. Quindi anziché fare new dentro il codice Java, scrivo use Bing di solito all'inizio della pagina. No, li dichiaro tutti all'inizio, così sono tutti insieme in Bing e non a metà strada. Potrei dichiararli dove voglio, ma usualmente sono in alto. In realtà c'è un altro, quindi i due attributi obbligatori sono il nome del Bing, cioè il nome dell'istanza, e il nome della classe da creare. Ma poi c'è un terzo parametro della istruzione use Bing che è forse il più importante, che si chiama scope. Il motivo per cui non ce lo creiamo noi questa classe, ma la facciamo creare a Tomcat, è perché Tomcat la possa memorizzare in un posto in cui questa classe, questo oggetto, sopravviva più a lungo della mia pagina del mio metodo. Lo appende Tomcat, questo oggetto, dentro un contenitore. E ci sono, dal punto di vista dell'applicazione, quattro contenitori pronti per accogliere dei Bing, che sono il contenitore di pagina, quello di richiesta, quello di sessione e quello di applicazione. Quindi quando noi creiamo un Bing e diciamo scope uguale application, stiamo creando un oggetto unico che è condiviso tra tutta l'applicazione web, tutte le pagine di tutti gli utenti. Lo mettiamo lì e tutti lo possono leggere e tutti lo possono scrivere. Se ho due pagine diverse della mia applicazione web che fanno uno use Bing con lo stesso ID e con la stessa classe, di un oggetto con scope application, stanno facendo riferimento allo stesso oggetto. Quindi in realtà ciò che ho detto un secondo fa, dicendo che lo use Bing è come fosse una new, non è del tutto corretto. Lo use Bing va prima a vedere nel contenitore specificato se c'è già un oggetto con quel nome e quel tipo. Se c'è già, mi restituisce quello. Se non c'è ancora, ne crea uno nuovo e lo salva in quel contenitore. Ogni pagina ha accesso sempre a questi quattro contenitori. In che cosa differiscono questi quattro contenitori? Differiscono nel momento della regola con cui questi vengono svuotati. Riempirli è sempre uguale. Use Bing, ID, class, scopo uguale, pagina richiesta, sessione applicazione. Però il cestino di applicazione, il bidone di applicazione, non viene svuotato mai. O meglio, viene svuotato solamente quando riavviamo il server o riavviamo l'applicazione. Facciamo il redeploy dell'applicazione. Altrimenti non viene svuotato mai. Il bidone di sessione viene svuotato quando la sessione scade. Quindi la sessione scade tipicamente a causa o di un'azione esplicita di logout, oppure dopo, normalmente sono 20 minuti o un certo timeout di inattività da parte dell'utente. Allora a questo punto Tomcat va a vedere e dice, ma questo utente qua sono 20 minuti che non mi fa manco più una richiesta, presumo che sia andato a far altro. Distruggo la sessione. E tutti gli oggetti che erano salvati in quel bidone di sessione vengono distrutti. Ma fino ad allora rimangono, un oggetto che ho messo in sessione rimane. Vi sarà già successo di essere su un sito, arriva la telefonata, andate a prendere il caffè, andate a fare un giro, tornate, siete su una pagina, è lì davanti ai vostri occhi, ma il server non lo sa, cliccate su un link e vi dice, sessione scaduta, devi riautenticarti, devi rifare il login. Ma come scaduta? Era lì. Era lì, ma una pagina che avevi davanti agli occhi sul tuo browser, era vecchia di 20 e più minuti, a questa pagina è associato un cookie, ossia una sessione, che il server nel frattempo aveva cancellato perché non aveva più speranza che tu tornasse. E questo è svuotare il bidone di sessione. Quando l'utente ritorna, si viene creata una sessione nuova, fresca, vuota. Pagina richiesta, scusate, vengono svuotate, la richiesta è più facile da capire, alla fine della richiesta HTTP. Quando è che finisce una richiesta HTTP? Quando la risposta HTTP viene mandata al browser. E il server se ne può cominciare a lavare le mani. Una pagina invece è una singola pagina JSP, quindi un oggetto contenuto che è il default, se non specificate lo scope vanno a finire in scope di pagina, l'oggetto viene distrutto, il bidone di pagina, il contenitore di pagina viene svuotato quando l'esecuzione della singola pagina JSP
è terminata. Ecco, l'unica confusione può venire tra pagina e richiesta. Allora, questa figura cerca di spiegare che differenza c'è tra una pagina e una richiesta. E poi una sessione, un'applicazione, per carità. Allora, questa figura cerca di riassumere la situazione. C'è una frecciolina che non avevamo mai visto prima, che si chiama forward. La specifica JSP prevede la possibilità di elaborare una richiesta facendo collaborare tra loro più pagine diverse. E quindi la richiesta arriva a una pagina, pagina significa un file JSP, ok? Fa un pezzo di lavoro, poi passa il resto del lavoro a un'altra pagina. Questo avviene attraverso un meccanismo interno che si chiama forward. C'è un tag che si chiama JSP:forward che fa questo. A questo punto la elaborazione della richiesta passa alla pagina 2, la quale farà le sue cose, se vuole fare a sua volta altri forward oppure no, e poi a un certo punto genererà la risposta che verrà mandata al browser. Allora vedete che una richiesta, la richiesta inizia qui e finisce qui. Inizia col client e finisce col client. L'HTTP è sempre così. Inizia col browser e finisce col browser. Una richiesta può comportare il coinvolgimento di più pagine, di più JSP diverse, attraverso un meccanismo di rimpallo o di forwarding tra una pagina e l'altra. Allora, gli oggetti con scope di pagina sono limitati alla pagina. Quindi se voi create un bin con scope di pagina, lo definite qua sopra all'inizio del JSP, sarà disponibile per tutta questa JSP fino all'ultima riga. Poi scompare. Di fatto è abbastanza inutile. Cioè, a quel punto basta definire una variabile così, normale, locale. Se io invece definisco un bin con scope di richiesta, lo definisco quassù, ma è disponibile per tutta questa pagina, sopravvive al forward, perché non viene svuotato il bidone di richiesta quando faccio un forward, e è disponibile per tutta la pagina 2. Lo scope di richiesta inizia qui e finisce qui. Alla fine della richiesta, il bidone di richiesta viene svuotato, e quindi tutti gli oggetti che abbiamo messo in scope di request vengono cancellati. Lo scope di sessione invece perdura, non viene svuotato alla fine della risposta, e quando arriverà la richiesta successiva, questa pagina 3 troverà lo scope di pagina vuoto, lo scope di richiesta vuoto, lo scope di sessione conterrà tutti gli oggetti che erano stati messi qua dentro, ad esempio della pagina 1 e della pagina 2, con i loro valori conservati bene. E l'unico modo per svuotare appunto lo scope di sessione è quello di essere inattivi per lungo tempo oppure esplicitamente dare un comando session.destroy, mi pare sia chiaro. E quindi distrugge una sessione e genera una nuova. Lo scope di application è simile a quello di sessione come durata. In realtà la differenza principale è che se ho tanti utenti sul sito, ciascuno ha un proprio scope di sessione, se ho 100 utenti contemporanei ci sarò 100 scope di sessione, 100 contenitori di sessione diversi, ma ce n'è uno solo condiviso tra tutti di applicazione. Quindi scope di applicazione non viene quasi mai usato per scriverci dentro delle cose, perché oltre ad essere un problema di sicurezza, perché passerebbe informazioni da un utente all'altro, no? Viene quasi sempre usato per memorizzarci dei parametri di configurazione a cui tutti poi possono accedere e possono leggere, quasi sempre in sola lettura, ma è una prassi, non è una regola vincolante. Quindi questi qua sono le cose che possono fare i bin. Possono contenere dei dati, fare le operazioni su questi dati come qualunque oggetto e avere un ciclo di vita gestito e contenuto a uno qualsiasi di questi quattro livelli. Una volta che ho creato il bin, ricordiamoci, lo faccio sempre con use bin e mai con new, per potermi agganciare a bin già esistenti se sono già stati creati, posso leggere e scrivere le proprietà del bin con metodo getProperty e setProperty.
Ad esempio, se io voglio scrivere il valore di una proprietà di un bin, posso usare jsp:getProperty, dammi il valore della proprietà, name uguale nome dell'istanza del bin. Questo name coincide con l'id del bin, è il nome dell'oggetto istanza. UseBin ha creato una nuova istanza e l'ha chiamata itemBin, di una certa classe, quindi puntini puntini c'è class qualche cosa, scopo uguale qualche cosa. Ma l'importante è che ha creato un oggetto che si chiama itemBin. Questo oggetto può essere interrogato, se interrogami l'oggetto che si chiama itemBin e chiedigli qual è il suo valore della proprietà numItems. Che cosa fa sta roba? Chiama il metodo itemBin.getNumItems. Potrei anche chiamarlo io da Java, eh. Potrei benissimo scrivere minore per cento out.print itemBin.getNumItems, aperta tonda e chiusa tonda. Assolutamente la stessa cosa. Lui fa, poi di fatto lui fa quella traduzione lì. Oppure posso impostare la proprietà, in questo caso unit cost, la chiamata. Di fatto cosa faccio? Sto facendo una set, no, scusate, questa è sempre una get. Potrei anche fare una set property in cui imposto il valore di una proprietà. In questo caso avrò un altro attributo che si chiama value, che implica il valore da passare a questa proprietà. E questo valore, come è indicato qui, può arrivare, può essere un valore fisso, oppure un valore calcolato attraverso un'espressione, ad esempio. Value uguale, tra virgolette, un valore, ma nessuno mi vieta che questo valore che ci metto tra virgolette a sua volta lo calcoli con uno scripted o con un expression tag. Ma questo corrisponde esattamente a fare bigname.setPropertyName, aperta tonda, quel valore di quell'espressione lì, chiusa tonda. Questi tag furono inventati pensando, ma guarda che io riesco a dare la capacità di programmare un pochino le pagine web, in particolare pensiamo alla parte di presentazione di grafica, a una persona che sappia bene l'HTML e sia un pochino sveglio, ma che non necessariamente sia un programmatore. Quindi accedere alle operazioni basilari, creazione di un oggetto e lettura e scrittura di dati di questo oggetto, senza scrivere codice Java. E quindi sono nati questi tag. A noi non interessa più di tanto, perché non ci spaventa scrivere set property name. Ma ci interessano i superpoteri di queste proprietà qua. Perché, appunto, set property di questa proprietà, specificandogli un valore esplicito, non ci aggiunge nulla. Però ci sono altre forme del metodo set property. Set property, nome del bin, nome della proprietà, param. Param fa riferimento a un parametro sulla linea di comando. Quindi cosa sta dicendo questo tag? Sta dicendo, guarda, caro Tomcat, vai un po' a vedere se, sulla linea, se tra i parametri della richiesta c'è un parametro con quel nome. Se per caso c'è, quindi fai tutti i controlli se è null, se non è null, eccetera. Se per caso c'è, settami questa proprietà di questo bin col suo valore. Quindi di fatto quell'unica riga, ciò che fa è fa un request.getParameter di property name, se c'è, scusate, di parameter name, scusatemi, request.getParameter di parameter name, controllo se non è null fa bigname.setPropertyName tra parentesi del valore che ha appena letto dalla getParameter. E quindi non sono solo le due istruzioni getParameter e setProperty, è il controllo null non null, è il controllo che la conversione di tipo, perché getParameter mi dà sempre una stringa, ma setProperty magari è una proprietà di tipo intero, e allora ci pensa lui a fare la conversione da stringa intero, non me la devo fare io, ci pensa lui a non chiamare il metodo se per caso la conversione fallisce. Fa dietro le righe le operazioni che dovrei comunque fare io. C'è un passo in più. Set property, nome del bin, nome della property, e non gli ho detto altro. Quando non gli dico altro, lui va a cercare se per caso c'è un parametro nella richiesta che abbia lo stesso nome della proprietà che sto cercando di settare.
Quindi è come se fosse scritto param uguale, è il nome del parametro uguale al nome della proprietà. Un'altra scorciatoia, beh, in questo caso non è che ci abbia guadagnato tantissimo. Abbiamo evitato di scrivere due volte la stessa cosa. Se siamo accorti e diamo al nome dei campi del form lo stesso nome delle proprietà dei bin, è facilissimo prendere i valori da un form e travasarli dentro un bin. Addirittura il superpotere dei superpoteri è questo. Vatti a vedere, caro Tomka, tutti i parametri della richiesta, tutti quelli che hanno un nome che corrisponde al nome di una proprietà di questo bin, settali, in una riga sola. Questo qua ci butta via 20 righe di codice. Ma non solo ci butta via 20 righe di codice, e chi se frega quando devo scrivere 12.000 di averne risparmiate 20, ma in questa riga che scrivo non compare manco una volta il nome di nessuna delle property. E questo è bello, perché se un domani dovessi aggiungere delle property, vado a toccare il bin, vado a toccare il form HTML e basta. Non ho scritto in 12 punti l'elenco di tutti i nomi di tutte le property. Quindi ci sono delle soluzioni che dietro le quinte lavorano per la nostra comodità innanzitutto, ma soprattutto per il futuro della mantenibilità dell'applicazione. Vabbè, get property. Allora, proviamo a vedere come mettere insieme tutto questo. Poi ci fermiamo. Mi permetto di raccontarlo e dopo lo vediamo in pratica. Noi abbiamo già gli ingredienti pronti. Gli ingredienti sono la possibilità di avere i contenitori di sessione e di richiesta, la possibilità di fare forward tra le pagine, la possibilità di memorizzare i dati in un modo evoluto, fatemi dire, attraverso i bin. Pensate all'esercizio che avete fatto in laboratorio. C'erano diversi campi da leggere. Alcuni letti dai campi di input, altri dovevi calcolarti tu come era data. E adesso questi vari campi per voi erano tante variabili diverse. Ma da questo momento in avanti saranno le varie proprietà di un solo bin. Quello lì tiene insieme tutto, un oggetto solo, che ha tutte le sue property, a cui posso benissimo definire un metodo: sei valido, calcola la data corrente. E codifico tutte le informazioni che devono manipolare i dati dentro il bin. Allora, ci serve solo più un metodo di lavoro per sfruttare al meglio questi ingredienti, i bin e il forward e i contenitori. E questo metodo di lavoro copia un po' ciò che si fa, diciamo così, quando fu sviluppato, copiava un po' quello che si faceva già nelle interfacce grafiche. Qualunque interfaccia grafica, tutta la programmazione avviene attraverso un modello a tre livelli, a tre strati, con tre competenze, no? Che prende il nome di MVC, modello, vista, controllore. Questo è un pattern di progettazione, no? È un metodo di progettazione. Separare i tre aspetti, il modello che contiene i dati, la vista che è una procedura per rendere visibili i contenuti dei dati, il controllore che decide le eventuali modifiche ai dati a seguito delle azioni dell'utente. L'utente clicca lì, allora devo incrementare quel campo. Il pattern MVC viene usato anche nelle applicazioni web, anche se in forma modificata rispetto a quello che succede, che ne so, nelle interfacce grafiche, in qualunque linguaggio di programmazione, ma l'idea è sempre la stessa. Noi abbiamo l'utente che è davanti a una pagina web. Quella pagina web è una vista, è stata generata da una vista, dal codice JSP, dal codice Java, che ha generato quella pagina leggendo i valori di un modello, leggendo i valori dei bin. Dentro la pagina, se scrivo ciao Pippo, è perché Pippo era scritto dentro un bin.
Fino a ieri la andavamo a prendere da una stringa, adesso quella stringa la mettiamo dentro un bin per averla più gestita. Se poi l'utente ci fa qualcosa, clicca da qualche parte, la vista passa questa informazione, l'utente ha cliccato a un oggetto che assume il ruolo di controllore. Il controllore riceve l'informazione su che cosa ha fatto l'utente, gli eventuali parametri o dati associati a questa informazione, se è solamente un click è un click, se è un invio di un form, questo qui avrà dietro tutti i dati del form. E poi, come scopo principale, il controller ha quello di, qui c'è scritto manipolare, cioè leggere, scrivere, modificare il contenuto del modello. Poi qui c'è una riga tratteggiata, perché nel pattern MVC normale, quello delle interfacce grafiche, l'aggiornamento del modello causa il rinfresco della vista. Cioè il modello informa la vista dicendo guarda che qualcuno mi ha cambiato, e allora la vista dice ah, siccome, e allora mi aggiorno. In campo web questo non è possibile farlo in questo modo, perché l'interazione dell'utente parte dall'utente e arriva al controller. È la richiesta HTTP. Ma un'interazione al contrario, che dal server informa il browser dicendo guarda che c'è da cambiare un elemento sulla pagina web, non è possibile in campo web. Non può il server andare a modificare una pagina una volta dopo che te l'ha data. Quando te l'ha data, è data per sempre. E quindi si modifica un pochino questo meccanismo e non è più aggiorna, mando un evento per aggiornare, ma è rigenero la pagina completamente. Genero una nuova pagina HTML. In pratica, dove ho la figura, eccola qua, noi lavoreremo in questo modo, sempre. Distingueremo chiaramente quelle che sono le azioni di controllo. Le azioni di controllo sono ricevere i dati, controllarli e decidere che cosa fare in funzione dei dati che ho ricevuto ed eventualmente aggiornare e modificare i dati. Controllare, aggiornare e modificare quasi sempre sono operazioni che vengono delegate ai dati stessi, secondo il modello object oriented. Quindi creeremo dei JSP che lavoreranno come controller. Questi JSP controller sono coloro che ricevono direttamente le richieste. Quindi ogni volta che io metto un link, che metto un bottone di invio, che indico un indirizzo web, questo indirizzo punterà sempre, quasi, asterisco, per ora mettiamo sempre, a una JSP che classificheremo come controller. Il controller non sputa HTML, il controller non genera mai HTML, di nuovo mai con l'asterisco, ci sono sempre eccezioni, ma di norma non genera HTML. Il controller riceve le richieste dell'utente con tanto di parametri della richiesta e decide che cosa fare. Tipicamente ciò che fa il controller aggiorna il modello. Cos'è il modello? È l'insieme dei Java Bean che sono memorizzati nel contesto di request o in quello di session. Quasi sempre request o session. Se l'utente ti dà dei dati, il controller crea un bean che contiene i dati di quel form. Quindi avrà un bean che copia tale quale i dati contenuti nel form. E lo memorizza. Poi chiederà a quel bean, questi dati sono validi, sono completi, sì, no? A seconda di cosa risponde il bean, il controller decide, ok, ma allora c'è un errore. Oppure allora i dati sono validi. E a seconda di questa informazione, l'elaborazione procederà in modo diverso. Procedere in modo diverso significa che questi dati dovranno essere modificati in un modo diverso, e quindi dirò che il login è valido o non è valido, modifico un campo booleano lì dentro per dirgli se è valido o no, ad esempio, creo un bin con un elenco di errori quando non è valido. Se avete provato a fare l'esercizio di mettendo gli errori nei posti giusti, sicuramente avete ancora mal di testa adesso, no? Dovendo fare con le tecniche che conoscevamo fino a 10 minuti fa. E quindi predispone gli oggetti che servono, no? Detto in una parola, modifica il modello. In pratica vuol dire predispone gli oggetti che serviranno dopo. E poi sgancia, se ne lava le mani, dice ok, io ho fatto ciò che devo fare, ho aggiornato il modello, adesso ciò che resta da fare è rispondere all'utente. Rispondere all'utente significa generare una pagina HTML che contenga le informazioni che io controller ho
pensato per disporre. Allora il controller a questo punto termina il suo lavoro e fa un'operazione di forward verso un'altra JSP, che invece assume il ruolo di vista, di view. Questa JSP non ha niente da pensare più. È stata chiamata, lo sa perché il controller, ha deciso che quella JSP deve visualizzare certe cose. La JSP va a prendere gli oggetti dal modello, i Java Bean che gli servono, li interroga e mette in bella i valori di questi JSP, di questi Java Bean, impaginandoli bene in HTML. Non deve far altro. Quindi la vista prende, o ciascuna pagina di tipo vista, genererà un tipo di pagina HTML ben preciso, pescando i dati dai Java Bean di sessione o di request, dati che sono stati predisposti dal controller. Quindi la pagina JSP tipicamente è una pagina con tanto HTML e un po' di dati messi qua e là, inseriti in questo HTML. Non ha quasi mai, non dovrebbe avere mai logica, non dovrebbe avere mai un if. Deve semplicemente prendere e visualizzare. Cioè, se l'if ce l'ha è per ragioni di layout. No, la tabellina, la prima riga non è la prima riga, la devo formattare in modo diverso, cose di questo genere. Ma non per modificare l'elaborazione. Il controller, viceversa, ha tutta la logica e zero presentazione. Lui non contribuisce neanche a un byte dell'HTML che viene generato. Anche perché l'operazione di forward butterebbe comunque via l'eventuale HTML che il controller avesse cominciato a generare. Lo butta via perché una pagina nuova riparte da zero lo stream di uscita. E finalmente questa vista genera la risposta e risponde al browser. Quindi ogni click è sempre gestito da tre pezzi diversi. Un controller, una vista e qualche oggetto in mezzo, qualche Java Bean in mezzo. Separiamo le funzioni. Sembra farsi del male, perché prima lo facevamo con una pagina, adesso dobbiamo farlo con tre, o anzi con due pagine più qualche oggetto, ma vedremo che dopo che cominciamo a lavorare così, le singole pagine, i singoli oggetti saranno poi veramente poche righe, facili da leggere, facili da modificare, invece di avere magari meno pagine ma completamente contorte e totalmente ingestibili. Per convincervi in pratica, vi chiedo di aspettare alla fine dell'intervallo e poi proviamo a farlo.